Ebbene, amici, fratelli della congrega, 15 giugno 2022, 14:49 in quel di Bologna, 30 gradi soleggiato, direi afoso, torrido. Ebbene, gli omicidi della Rue Morgue, Morgana, Re Artù, Lancillotto. Sì, sarà un pazzo? Io lo sono? Pupazzi, no. Un pezzo celeberrimo di Edgar Allan Poe, recitato in maniera flamboyante. Ecco, forse udirete la Rue Morgue, no, dei rumori di fondo, il rombo degli aerei che planano sopra la mia abitazione. Ecco, sto aspettando. Ecco, passa un aereo, riuscite a udire? L'uscita, ecco. Riuscite, questa è l'uscita, questa è la prefazione mia, potete andare avanti e poi ascoltare questo audiobook, diciamo così. Ecco, l'uscita dell'audiolibro su Audible, del mio ultimo libro, Il rinascimento risorgimentale di un uomo funereo spettrale crepuscolare o languidamente neoromantic, recitato dal Falottic, per creare una sorta di assonanza o rima baciata con romantic. E ho terminato ieri il commissario Falò, ma non le mie avventure un po' strampalate, le mie peripezie. Narratevi e mostratevi sul tubo, su YouTube, voi che non capite un tubo. Ecco, una novel detection, una novella, secondo me molto bella, inaspettata, con un finale spiazzante, il cosiddetto twist. Twist, ma procediamo. E ripeto, alla pari dei miei audiobook che sono acquistabili su Audible, non è una pubblicità occulta, è una promozione gratuita, gratis et amore donatavi da me qui. Ivi testé, io sono un uomo tosto, fui anche testato, ti prenderò a testate giornalistiche, io scrivo senza testate, ora basta, con le ridicolaggini, le scempiaggini. E le scemenze, che dir si voglia, chiacchiere, quisquilie. Ok? Twist, tu fai la colazione col Nesquik, gli omicidi della Rue Morgue, quel che cantarono le sirene, o quale nome si scelse Achille quando si nascose tra le donne, sebbene siano problemi da lasciar perplessi, non sono al di là di qualsiasi congettura. Non sono le parole di Poe, bensì di Sir Anthony Hopkins, no, Sir Thomas B-R-O-W o V, V come va, che dir si voglia, M-I, ci sta tipo spelling in English, ok? Mera inglese, Edgar. Era del Regno Unito, uomini disgregati, asfissiati dal caldo, o tappati in casa, segregati per via dei lockdown, forse esagerati? Le mascherine, le maschere pretendono. Anzi, pretesero, sino a ieri, l'uso della mascherina, ma com'è possibile? È un paradosso. Al cinema, ma non ai concerti di Vasco Rossi e affini. Vi trovate di affinità elettive nel mio pensiero, che non è sovversivo, anarchico, bensì veritiero? Ah, e ora, sinceramente, con la mia mente, con la mia voce, leggerò gli omicidi della Rue Morgue. L'incipit seguente, seguitemi, non perseguitemi, sarò io a inseguire voi, ecco, a proposito di inseguimenti, di pedinamenti, di ispezioni e introspezioni, questo estratto sarà, questo sì, copia e incollato, trascritto, a sua volta nell'inizio, nell'incipit del commissario Falò. Ok, siamo pronti. 27 secondi, countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Le facoltà mentali descritte come analitiche sono a loro volta difficilmente analizzabili a fondo. Ne constatiamo l'efficacia, non altro. Sappiamo che per coloro che ne sono dotati, purché in forma estremamente acuta, sono fonte del più alacre godimento.
Come l'uomo gagliardo gode della propria prestanza fisica e si diletta di quelle imprese che impegnano i suoi muscoli, allo stesso modo l'analista si compiace di quell'attività mentale che risolve. Qui scritto in corsivo per evidenziare questa parola o verbo. Trae diletto anche da compiti da poco che esigano l'esercizio dei suoi talenti. Si invaghisce degli enigmi, dei rebus, degli ieroglifici o geroglifici, traduzione di Giorgio Manganelli. Perviene alle soluzioni facendo mostra di un acumen che alla intelligenza comune appare più che naturale. I risultati che consegue in obbedienza all'intimo spirito ed all'essenza del metodo hanno in verità l'aspetto dell'intuizione. È probabile che la capacità di trovare soluzioni venga grandemente esaltata dallo studio della matematica, e specialmente di quel ramo supremo, inesattamente denominato analisi, quasi tale fosse precedenza per excellence, e ciò solo in grazia delle sue operazioni a ritroso. Allora, leggerò con pronunce a caso o alla falò, francesizzato falottico. Quindi Auguste, presto sarà agosto, Auguste Dupin o Dupont, che fa molto Champagne Lupin. E tuttavia calcolare non è di per sé analizzare. Un giocatore di scacchi, ad esempio, calcola senza concentrarsi nell'analisi. Ne segue che radicalmente si fraintende l'effetto che codesto gioco esercita sull'atteggiamento della mente. Non mi propongo di scrivere un trattato, ma solo di esporre talune osservazioni abbastanza casuali, a mo' di prefazione ad una narrazione piuttosto singolare. Colgo pertanto l'occasione per dichiarare che le superiori attitudini dell'intelletto riflessivo più chiaramente e con maggiore pertinenza vengono messe alla prova dall'umile gioco di dama, che dà tutta la vacua macchinosità degli scacchi. Voi non scaccolate. Scaccolate voi, scacchi e scacco o matto. In quest'ultimo gioco, i cui pezzi hanno movimenti diversi e anomali e valori variabili e variati, non le varianti del Covid, quanto è solamente complicato viene inteso, errore non raro, come profondo. Qui si esige un'attenzione affatto straordinaria. Ove per un attimo si allenti, si commetterà tale svista che comporterà danno o disfatta. Essendo possibili mosse non solo molteplici ma complesse, si moltiplicano le probabilità di errore. E in 9 casi su 10 alla meglio il giocatore più attento, non già il più sottile. Al contrario, Adama, che ha mosse di un unico tipo e scarse variazioni, meno probabile la distrazione, pertanto, poco abbisognando di attenzione, si avvantaggerà il giocatore dotato di maggior acumen. Sarò meno astratto. Supponiamo un gioco di dama i cui pezzi siano ridotti a 4 dame, dove pertanto sviste non siano probabili. A parità di condizione dei giocatori, è chiaro che si perverrà al successo solo ricorrendo ad una qualche mossa recherche, ricercata. Allora, ricerchiamo qui la pronuncia corretta. Ebbene, dove eravamo rimasti? Ascoltiamo queste pronunce. Recherche, recherche, recherche. O che sa un po' di Ferrero Rocher, di Cardinale Richelieu. Dicevo, allora, non perdiamoci in volgarità, in francesismi. Ah, no, dicevo, a parità di condizione dei giocatori è chiaro che si perverrà al successo solo ricorrendo ad una qualche mossa recherche escogitata con un po' di rigoroso sforzo dell'intelletto. Privato delle normali risorse, l'analista si proietta nell'animo dell'avversario e con questo si identifica, e non di rado, in tal modo, con una sola occhiata coglie l'unico metodo, talora incredibilmente semplice, con cui indurre in errore
o fa precipitare un calco inesatto, indurre, non intuire. Da gran tempo, il tempo qui non è bello, da gran tempo il twist, il whist, il whist è apprezzato per la sollecitazione che esercita su quella che viene definita capacità di calcolo e in quello persone di intelletto altissimo che disdegnano la fatuità degli scacchi hanno trovato un diletto apparentemente inspiegabile. Senza dubbio null'altro si dà che a tal punto eserciti la facoltà di analisi. Il miglior giocatore di scacchi della cristianità può essere il miglior giocatore di scacchi o poco più, ma l'abilità al whist e al whisky no, esige la capacità di riuscire in tutte quelle più importanti intraprese, scrive proprio così, questa è la traduzione, non imprese, lei è impresario, intraprese, che vedono mente in lotta con mente. Sto mentendo? Tu sei un mentitore? Io ti sarò mentore. È una cosa diversa. Quando dico abilità, intendo quella perfezione di gioco che si avvale di tutti i mezzi, donde, non di apostrofo onde, no? Questa è una lettura un po' ondosa, giocosa, donde, vale a dire ove, possa trarsi un legittimo vantaggio. Questi sono non solo molteplici, ma multiformi e spesso hanno dimora in recessi della mente affatto inaccessibili all'intelligenza normale. Osservare attentamente vuol dire ricordare con precisione. Fin qui l'attento scacchista potrà riuscire a whist. Giacché, non le giacchette, giacché, diciamo in quanto. Le classiche regole di Hitler, no, di Hoyle, che si fondano sulla mera meccanica del gioco, sono di facile e generale comprensione. Hitler era un caporale. Dunque, memoria salda e fedeltà alle regole. Miei sovversivi, non dovete ribellarvi, no. Sono punti, per solito, sì, sarete puniti anche, no, per solito considerati come il culmine del ben giocare. Ma in ciò appunto che non rientra nelle pure semplici regole si rivela l'abilità dell'analista. Silenzioso, ininterrottamente osserva e deduce. Altrettanto forse fanno i suoi compagni e la diversa misura dell'informazione dipende non tanto dal rigore del giocatore, no? Della deduzione, quanto dalla qualità dell'osservazione. È necessario sapere che cosa, in corsivo, diciamo per sottolinearlo, anche se non è stato sottolineato da Manganelli, è necessario sapere che cosa occorra osservare. Il nostro giocatore non si pone limiti. L'oggetto è il gioco. Il giocatore non si pone limiti. L'oggetto è il gioco, ma non per questo trascura di trarre, non trarre, trarre, deduzioni da ciò che è estraneo al gioco. Esamina l'espressione del suo compagno, attentamente lo paragona con quello di ciascuno degli avversari. Tien d'occhio in qual modo le carte si dispongano nelle mani. Spesso gli sguardi dei giocatori gli indicano gli assi e le figure. Nota il mutar dei volti man mano che il gioco procede, trae materia di riflessione dalle diverse espressioni: sicurezza, sorpresa, compiacimento, rammarico. Da non confondere con pomarico. Paesino dell'entroterra, Lucano. Dal modo con cui ad un giocatore riesce una mano, giudica se costui sia in grado poi di farne un'altra. Riconosce il gioco di finta dall'aria con cui la carta viene buttata sul tavolo, una parola casuale, da non confondere con causale. Distratta, una carta che cade o si rovescia, e l'ansia di nasconderla o la noncuranza. Tu sei trascurato invece, curati. In ogni senso, tieni il conto delle mani e del loro ordine, perplessità, esitazione, impeto, trepidazione. Tutto ciò consente alla sua percezione apparentemente intuitiva di apprezzare la situazione. Fatte le prime due o tre mani, egli conosce a fondo ciò che ha ciascun giocatore, pertanto sceglie e gioca le sue carte con esattezza di obiettivo, come se gli altri giocatori avessero deposto le loro carte scoperte sul tavolo. Ora intavoleremo un discorso? A tavola? Eh no, tu prendi il tavolo, ti ho detto di curarti. Allora, non intavoleremo niente, andremo avanti. Ok? Speditamente? No. Cambiando gli accenti? No. Uomini bicadenti, le cadenze. La capacità analitica non deve essere confusa con la semplice ingegnosità.
C'è che se il sordo, o il sardo, no, se l'analista non può non essere ingegnoso, non direte l'ingegnoso è affatto inetto ad analizzare. La facoltà di combinare e congegnare in cui per solito si manifesta l'ingegnosità, la quale i frenologi, a mio avviso, a torto, hanno torto, a torto, a mio avviso, a torto, senza l'H, hanno, qui ci vuole l'H, assegnato un organo specifico. Vai col bolognese, giudicandola una facoltà originaria, così frequentemente si osserva in persone, per altri versi prossime all'idiozia, da attirare l'attenzione degli studiosi di scienze morali. Tra ingegnosità e capacità analitica esiste invero una differenza assai più ampia di quella che intercorre tra fantasia e immaginazione, ma di carattere affatto analogo. Affatto analogo. Si noterà, ecco qui ci sono delle analogie, che l'uomo ingegnoso è sempre provvisto di fantasie e che l'uomo dotato di vera immaginazione non può non essere analitico. La narrazione che segue apparirà al lettore come una sorta di commento alle proposizioni or enunciate, non preposizioni semplici, supercalifragilisticexpialidocious, no, lasciamo stare i poppis. Supertrafatti nel mentre, diciamo. Il mio soggiorno a Parigino nella primavera e parte dell'estate del 18 fece la conoscenza di un tal Monsieur Auguste Dupin. Voglio mangiare della penna, l'arrabbiata, la puttanesca, e uomini guadagnatevi il pan quotidiano. La stessa cosa dico per voi donne. Pen, pen. Allora, il giovane gentiluomo era di famiglia altolocata, qui diciamo non sono stato molto fine, un po' volgare, sono un po' nel cervello toccato, non so. Anzi, illustre, ma per una serie di malaugurati eventi era stato ridotto a tal grado di indigenza che l'energia del suo carattere aveva finito con il soccombere ed aveva dimesso ogni ambizione sociale, né più cercava di recuperare le sue fortune. Per cortesia, piacere, per cortesia dei creditori, gli restava una piccola parte del patrimonio e con la rendita che gliene veniva riusciva, grazie ad una severa economia, a procurarsi l'occorrente per vivere, trascurando il superfluo. Suo unico lusso erano i libri e da Parigi, qui la diofonica in questa traduzione, a Parigi non è difficile procurarsene. Basta rivolgersi a un procuratore. No, dicevo. Ah, ci incontrammo la prima volta in un'appartata biblioteca di Rue Montmartre. Siamo dei martiri, dei topi, di fogna, abbiamo detto, biblioteca, dove, essendo entrambi in cerca del medesimo volume, non meno raro che singolare, si creò fra di noi una certa dimestichezza. Ci incontrammo spesso. Mi interessava molto l'intima storia familiare che egli mi raccontava minutamente, con la schiettezza propria di un francese che discorre di se stesso. Qui ci vuole l'accento, diciamo, l'intonazione draculiana. Mi stupì la vastità delle sue letture, soprattutto mi accese l'anima, lo stravagante fervore, la intensa freschezza della sua immaginazione. Quel che cercavo in quel film di Woody Allen, che non ho capito, Midnight in Paris, impari, lei si deve mettere impari con la M, chiaro? MN, viene prima la M nell'alfabeto, lei non conosce l'ABC, si alfabetizzi, è analfabeta, illetterato. Quel che cercava a Parigi mi fece sentire l'amicizia di un uomo così fatto come un tesoro, per me senza prezzo. Sentimento che non esitai a convidargli. Ci si convide fra amici, che volete. Alla fine si giunse alla decisione di vivere insieme, amici o... Durante il mio soggiorno a Parigi, e poiché le mie condizioni economiche erano alquanto più agiate delle sue, mi si consentì di prendere in affitto e a mobiliare la donna immobile, io sono il suo mobiliere, e qua c'è un rapporto quasi fra uomo e donna, no, dice, e a mobiliare, no? Nello stile che si addiceva alla nostra comune fantastica tetraggine, una casa strana, affranta dagli anni. Poetizza qui Manganelli, deserta da tempo per via di superstizioni di cui non si occupa
occupò nessuno, di cui non ci occupammo. Afralita, fratello, Afralit, e ora ormai si decida qual è l'esatta pronuncia, dove ha messo l'accento. Afralita, e ormai decido. Appartata tra desolate strade, nel Faubourg Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Ma la pronuncia qua. Allora, Faubourg, stile netta, Grmaim. Ce la caviamo con lo spelling. Se si fosse saputo in che modo conducevamo la nostra vita, saremmo state considerate demente, magari dementi. No, la nostra solitudine era assoluta. Non avevamo visitatori. Non potevamo guardare neanche le repliche di visitor. Anzi, il luogo del nostro ritiro era stato tenuto segreto ai miei stessi amici di una volta. E da molti anni ormai Dupin aveva cessato di far conoscenza a Parigi. Vivevamo soli e per noi stessi e guardavamo idioti di Lars von Trier. Caro idiot Savon, sei di Savona? Ma lo sanno a Savona che sei idiota? Ah, e a Savanna l'indagherà John Cusack di Midnight in the Garden of Good and Evil, mezzanotte nel giardino del bene e del male. Ecco. Questa recitazione in questo pezzo è venuta così così, né bene né malissimo, diciamo, non è malvagia, mentre molti di voi sono malvagi, malvagi, mannaggia, e sono anche dei magnacci. Perdonate, ma ho detto visitor, visitors, visitors, comunque non avevamo visitatori. Eravamo sola, solata come Dracula. Il mio amico indulgeva queste stravaganze. Non saprei altrimenti come chiamarle. Eri innamorati della notte, per puro amore della notte. E a queste e alle altre sue stranezze, io quietamente mi arresi, consegnandomi ai suoi estri singolari con perfetto abbandono. Benvenuti mie case. La divinità delle tenebre non soggiornava con noi ininterrottamente, ma noi ben potevamo fingerne la presenza. Il primo mattino chiudevamo gli scuri massicci del nostro vecchio casamento, accendevamo un paio di candele fortemente aromatiche che diffondevano solo raggi spettrali e fiochi. Con il loro aiuto le nostre anime si travagliavano di sogni, si leggeva, si scriveva, si conversava fino a che il rintocco delle ore ci avvertiva dell'avvento della verace oscurità. E allora uscivamo a passeggiare, uscivamo, ma riuscivamo a passeggiare tenendoci per braccio, ecco perché rischiavamo di cascare un po' claudicati, qui aggiungo io, non è nel pezzo del Manganelli tradotto neanche in quello ovviamente originale di Edgar Allan Poe. E continuavamo i discorsi del giorno e vagavamo a lungo senza meta fino ad ora tarda in cerca tra le luci strane e le strane ombre di quella sterminata città, di quella inesauribile eccitazione della mente che la tacita osservazione può consentire. In quelle occasioni non potevo fare a meno di osservare e ammirare, sebbene la sua generosità ideativa mi inducesse a prevederla, la capacità analitica di Dupin. Pareva dilettarsi grandemente questo Dupin ad esercitarla, non voglio dire a farne mostra, io mostro, e non esitava a confessare il piacere che ne traeva, si vantava con un riso sommesso, che per lui la maggior parte degli uomini aveva finestre aperte sul cuore e soleva, no, io principe della notte, abbiamo detto soleva, non era molto sole, certo, ecco, miei uomini soli, senza sole nell'anima. Vivete nella tenebra, più arnatica dicevo, e solevo far seguire questa affermazione dimostrando in modo concreto e sorprendente quanto intimamente mi conoscesse, molto intimamente. Si toglieva anche l'ambiente intimo, ma no, dicevo, in quei momenti i suoi modi erano frigidi e astratti. Ecco, era una donna. Si bagnava, gli occhi privi di espressione, mentre la sua voce, solitamente di caldo tono tenorile, si faceva acuta e sarebbe suonata petulante, non fosse stato per l'argomentazione sicura e lucida.
osservandolo quando era di questo umore. Spesso tornavo col pensiero all'antica dottrina dell'anima bipartita e mi divertivo a fantasticarmi un duplice Dupin, colui che crea e colui che risolve. Quel che dico non faccia pensare che io voglia alludere a un che di misterioso che descriva fantasticaggini. Ho descritto nel mio amico francese solo l'effetto di una intelligenza sovraccitata, forse anche malata. Ma un esempio spiegherà meglio la qualità delle sue osservazioni nei momenti di cui discorre. Una sera passeggiavamo lentamente per una strada lunga e sporca, non lontano dal Palazzo Regale, Palais Royal. Eravamo entrambi non molto bravi nelle pronunce, no, intenti ai nostri pensieri, per almeno un quarto d'ora nessuno di noi pronunciò sillaba. Sin all'alba, non lo so. Sillabare. Subitamente Dupin ruppe il silenzio. Pensavo che avesse rotto il pane. Sì, per me era come Gesù Cristo. Prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: sì, forse sono ascetico, sono vergine, sono Gesù Cristo, o oh Signore, e mi piace molto la Maddalena, però spezzo il pane e lo do a voi, che forse siete, diciamo, fratello della congrega, un uomo omosessuale. Lo diceva, ruppo il silenzio con queste parole. È troppo piccolo quell'uomo, è vero, e meglio figurerebbe al teatro de varietà. Des varietes. Variety. Sì, sarà riportato su quella rivista online che ci informa, diciamo, sui works in progress. E io sono un progressista. Il plurale di progress. Progresses. S di Stefano, di scrittore. Dicevo, Variety. Che cosa stanno girando? Che cosa un grande attore come Gary Oldman ha firmato per il suo prossimo ruolo a teatro cinematografica? Allora, adesso basta con gli esseri spiritati, con le sedute spiritiche. Io sono già ritornato da tempo memorabile. E non si dice da tempo memoria. Allora, sono un uomo malato a volte di spirito saggio. Volete farmene una croce? A stupido gencil quelle cose, così come dice Gary Oldman, Dracula, Keanu Reeves e Jonathan Harker. Superstizione, superstizione. Quindi basta con l'oscurantismo, basta con l'oscurità, basta con l'oscurare. Dobbiamo essere sicuri di noi stessi, lassi com'era. Basta con l'essere oscuri, ci vuole la scure. E combatteremo. Sarà soltanto una chimera, un'avventura. Non lo so, questa vita si fa sempre più dura.